Sempre meglio, quando sta tutto il mondo. Uno è andato. Fagli in due. No, io ho perso due. Quando la metto in scuola. Aspetta, è la mia e la seconda. No, te li ho portati, ecco. Buonasera. Buonasera, benvenute. Ciao. Benvenute, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenute. Buonasera a tutti. Ciao Elvira, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera, ciao. Ciao, ciao Maria, buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Vattene.
Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Benvenute, benvenuti, siete tutti in orario, eh? Benvenuti. Voglio dare il benvenuto anche a chi ci vede da YouTube, dal canale YouTube. Buonasera, benvenuti. Suor Marisa, buonasera. Buonasera e benvenuta anche ad Antonella Marzella. Dalla diocesi di Cassano, Giuseppe Lagatta e con Mattia dalla diocesi di San Marco. Benvenuti, benvenuti. Grazie, grazie. Grazie. Ben trovati a tutti. Lina, stavi dicendo qualcosa? Attiva il microfono, Lina. Attiva il microfono. Buon pomeriggio. Mi sentite? Mi sentite? Lina non si sente. Benvenuta Concetta della diocesi di Cosenza. Ciao Concetta, benvenuta. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera, benvenuti. Ben trovati. Caterina, sono Caterina Stillitano, è possibile? Sì, sì. Ciao, come stai Caterina? Ciao, beh, si va avanti. Bene, con la terapia. Bene. Piano piano, piano piano. Caterina è dalla diocesi di Crotone. Sì. Benvenuta, Caterina.
Grazie, grazie, un saluto a tutti voi. Con molti ci siamo visti, grazie. Con altri. Sì. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Saluto anche chiaramente quanti ci seguono da YouTube, quindi insomma veramente un caro saluto anche a loro. Saluto la mia sorella Donatella, con la quale da tanto che non ci vediamo. Beh, l'hai vista, sta qua, eh? La domenica. Sta qui. Difatti, sì. Ciao Caterina. Ciao. Angelo, vuoi venire? E vieni, vieni, che sono riuscito. Prove sì. Tecniche sì. Di trasmissione. Prove tecniche di trasmissione, sì, sì. Ciao! Non ti vedo. Non ci vediamo. Ciao, Angelina! T'ha visto Donatella, hai visto? Buongiorno! Buon pomeriggio! Ciao, Angelo! Ciao, buon pomeriggio! Don Agostino, mi senti? Mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Sì. Ti sento, ti sento. Perché non ci vediamo noi? Boh. Mari, vi sentiamo, Mari. Ma è accesa la videocamera, perché non si vede? Non ti preoccupare, però ci siete, vi sentiamo. Ah, ci sentiamo. Don Agostino. Ci siete. Sì, Don Agostino. Stamattina i telefonini stanno facendo un casino, guarda, madornale. Un po' sì, ci sono un po' di problemi, ci sono, sì, è vero. Franca Santella, dimmi. Io posso partecipare fino alle 4:30, poi devo andare a fare una visita. Non ti preoccupare, Franca, non ti preoccupare. Quindi poi io non esco. Ok. Tranquilla, tranquilla. Grazie. Niente, scherzi. Ancora voglio salutare tutti voi e anche quanti ci seguono da YouTube. Sono un bel numero, un bel gruppetto. Ringraziamo il Signore. È un'opportunità questa che ci viene data, quindi veramente di poter vivere insieme un momento, come dire, di condivisione sulla catechesi alle persone con disabilità, quindi qualcosa di veramente grande. Siamo il Signore. Amen. Amen. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Non so se è venuto anche Don Ferdinando Fodaro, se non mi sbaglio, della diocesi di Catanzaro, se non mi sbaglio, sì. Don Ferdinando, ci sei? Se ci sei, batti un colpo, mi sa che ti avevo visto. Aspettiamo un altro po', altri 5 minuti di pazienza e poi iniziamo.
Franca Santella è parente di Adriana di Corigliano, per caso? Sì, sì, chi è che conosce mia sorella? Sono io, Caterina Stelletano, abbiamo dormito insieme a Lourdes. Ah sì? Ah, voglio lo dico ad Adriana. Sì sì, 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 ed è rimasta una bellissima amicizia. Mi fa piacere, mi fa piacere. Ma quest'anno, se c'eri quest'anno, che io non ricordo. Se no, c'eri io quest'anno. Ah, ecco, non t'ho vista, infatti. Ho avuto un infortunio in casa, infatti per quello che sono ancora in terapia. Ah, mi dispiace, mi dispiace. Sono caduta e ho fratturato una tibia. Ah, proprio la tibia. Mannaggia, mannaggia. Però dai, siamo qua, giriamo con una stampella per il momento. Beh, sì, ma non certo. Mi fermo, eh. Brava, brava. Allora aspettiamo altri due minuti e poi iniziamo con il nostro percorso, va bene? Altri due minuti, okay. E poi iniziamo. Un abbraccio ad Adriana e chiudo il microfono, eh? Me la saluti. Ma tu lo puoi tenere, lo puoi ciao, tenere acceso sempre. Ciao, donna. Ciao, ciao. 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 Benvenuto Don Ferdinando, eccolo. Don Ferdinando della diocesi di Catanzaro. Sì, buonasera, buonasera. Eccolo. Ciao Agostino. Ciao, ciao, benvenuto. Buonasera. Ferdinando, qua ci siamo più o meno tutti, Don Ferdinando, ci sta bene. Caterina Stillitano, stanno Mattia e Giuseppe. Ah, che bello. Da San Marco. Ma piano piano stiamo arrivando tutti. Antonella Marzella chiaramente c'è, insomma, ci siamo più o meno stiamo arrivando tutti quanti, piano piano. Ok. Don Agostino. Dimmi tutto, sei... Teresa. Io staccherò sì. Un pochino prima, lo sai, sì, il causa no. Del no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Va allora, bene. sono le 4 e 5, le 4 e 6. Dunque, io voglio veramente vi voglio ringraziare tutti quelli che state partecipando, ringraziando il Signore, il gruppo, come dire, è abbastanza folto. Veniamo, come avete avuto modo di vedere, un po' da come dire, da tutta quanta la Calabria, quindi non soltanto dalla diocesi, dalla nostra diocesi, dalla diocesi di Rossano, ma anche da altre parti appunto della Calabria, da nord a sud si può dire. È un percorso bello, è un percorso che noi abbiamo già iniziato l'altra volta e che però vogliamo in qualche maniera valorizzare. Pian pianino Anna Maria stessa, che è qui vicino a me, poi insomma ci introdurrà, eccola, vi saluta, ci introdurrà chiaramente a questo percorso che ci interessa tutti. Io, come dire, ho desiderato tanto poter condividere con tutti voi questo, come dire, questo percorso appunto sull'accessibilità cognitiva e in particolar modo sull'accessibilità del catechismo alle persone con disabilità e alle persone con disabilità cognitiva in particolar modo. Sapete, è semplice, no? Prendere un, come dire, uno scivolo, buon pomeriggio, e risolvere, tra virgolette, il problema di chi ha difficoltà a camminare, ma di chi ha difficoltà a comprendere
a comprendere alcuni concetti, a comprendere alcune cose che sono verità della nostra fede. Questo veramente diventa qualcosa di è una sfida. Buon pomeriggio, benvenuti. Grazie. Voglio ringraziarvi tutti, sia quelli che siete presenti qui su Google Meet. Più tardi ci farà un saluto, insomma, anche Suor Veronica Donatello. Avremo la gioia di avere Suor Veronica anche con noi per un po'. Lei è impegnata in un convegno con l'ufficio catechistico, con l'ufficio nazionale della pastorale delle persone con disabilità, ma ha detto: io scapperò 5 secondi, insomma, perché merita, diciamo, di essere attenzionato questo momento. Allora, buonasera. Allora, io vi lascio ad Anna Maria, nel frattempo che pian piano entrano anche altre persone. Vi lascio ad Anna Maria e, sapete, per qualsiasi cosa potete tranquillamente, come dire, intervenire. Eventualmente chi si trova da collegato su YouTube può farlo attraverso chat, attraverso la chat, live chat di YouTube, va bene? Buon ascolto e ci vediamo tra un po'. Vi passo Anna Maria. Prego. Buon pomeriggio a tutti, come va? Tutto bene? Spero bene. Allora, buon pomeriggio. Perdonami, Anna Maria, non si sente proprio bene, scusami. Non so vediamo se... Vediamo la televisione. No, non si sente bene, vediamo un po' di risolvere. Adesso? Poco meglio. Sì, poco. Si sente bene. Allora proviamo il mio telefono, sicuramente. Dopo di così vediamo. Forse si rimbomba e quindi qual è il problema? Ah, ok. Allora, prendiamo la presentazione dell'altra volta e facciamo un breve riepilogo. La dobbiamo condividere. Sì. Aspetta. No, Ermelinda ha alzato la mano. Aspetta che adesso facciamo. No, no, non fa niente. Facciamo così. Quello dell'altra volta ti serve? No, va bene, sei tranquillo. Allora, facciamo andare gli altri, però così poi non lo so se riuscire. È condiviso? Sì. Risulta condiviso lo schermo? No, buon pomeriggio a tutti. Niente, Anna Maria. No, non si vede. Un attimo che adesso risolviamo. Allora. Don, se hai il Mac devi fare degli accessi. No, è un attimo. La tecnologia, Don, si sta specializzando. Anche questa inclusione, dai. Ok, sta presentando. Ok, condividimi, per favore. È vuota, ci devi mettere qualcosa. Il bello della diretta,
Ci siamo, eh? Sta aprendo. Ciao Serafì. Ciao, mi hai riconosciuto perché tengo il profilo TT, però non sarà quello di scuola. Ci vediamo più tardi. Ciao, spero di farcela. Come? Ciao, fatevi vedere. Ho detto spero di farcela dopo la riunione delle catechiste. Ciao. Certo, Ermelinda, come no? Alle 6:30. È uno dietro l'altro. Io sto lavorando. Sto lavorando, quindi chiedo scusa se interrompo o esco, perché sto lavorando. Ma la riunione vieni, vero Emily? Eh? La riunione ci sarà. Ci siamo, eh? Aspetto il ragazzo che viene. Ok, chiediamo scusa. Ciao, donna Costi. Scusateci, ma abbiamo... Ciao. Siamo utenti in comune a più gruppi. Ciao, donna Costi. Allora, vedete adesso? Vedete? Sì, si vede bene. Si vede, perfetto. Okay. Stavo facendo questo con Zoom. Allora, buonasera a tutti. Allora, riprendiamo un pochino il discorso dell'altra volta, proprio per far vedere a chi non era presente quello di cui abbiamo parlato. Noi, ci sono dei microfoni accesi, se li chiudiamo sennò creano rimbombo. Niente, negli incontri precedenti quello di cui noi abbiamo parlato è stato proprio del approcciarsi a questo in questo percorso a quelli che sono le difficoltà che i ragazzi, le persone con disabilità possono incontrare. Abbiamo pensato di incominciare proprio da quello che è il linguaggio e la comunicazione da utilizzare con le persone con disabilità. È ovvio che questi due concetti sono collegati fra di loro, però allo stesso tempo c'è una netta differenza, perché mentre il linguaggio indica l'insieme di tutti i segni, i suoni che le persone utilizzano proprio per comunicare. E questo noi sappiamo benissimo che anche le persone straniere utilizzano dei linguaggi, della grammatica diversa da noi, l'italiano è diverso dal rumeno, dall'inglese, e quindi tutto questo rappresenta quello che è il linguaggio. Mentre la comunicazione rappresenta un processo abbastanza importante, perché serve proprio a dare delle informazioni, a condividere delle idee e dei pensieri. È ovvio che le persone che sono con disabilità attraverso la comunicazione devono comunicarci quelli che sono i propri bisogni, i bisogni fisiologici, i bisogni, le loro emozioni, i loro sentimenti. E qui ovviamente entrano i diversi tipi di comunicazione con i quali noi possiamo interfacciarci, tra i quali la comunicazione verbale, che coinvolge proprio l'uso delle parole, del linguaggio che può essere scritto o parlato. La comunicazione scritta, che può essere attraverso l'utilizzo di documenti, di mail, di lettere. E poi abbiamo la comunicazione non verbale, che abbraccia proprio quelle persone che hanno difficoltà a comunicare, tra i quali ci sono molti ragazzi che hanno difficoltà nell'esprimere i loro bisogni e lo fanno attraverso che cosa? Attraverso i gesti, attraverso la mimica, attraverso il linguaggio del corpo. E c'è anche poi la comunicazione orale, invece, che rappresenta la comunicazione attraverso un messaggio parlato oralmente. È ovvio che sia il linguaggio che la comunicazione rappresentano un punto fondamentale all'interno della disabilità. Perché trovare il canale giusto per poter... Si vede il PowerPoint? Adesso no. Quindi stavo dicendo che per affrontare le disabilità è necessario quindi conoscere e cambiare anche il nostro linguaggio di comunicazione, perché se io affronto uso un linguaggio molto complesso e quindi una forma di comunicazione che non è
non può interfacciarsi con un bambino con una disabilità cognitiva grave o con un ragazzo con un disturbo verbale, ma anche comportamentale, cioè difficoltà proprio a comprendere quelli che sono i messaggi più semplici, allora io devo fare un lavoro su me stessa. Cioè quello che noi dobbiamo fare è cercare le strategie che ci permettono di affrontare queste che sono le quelle difficoltà. E per fare questo noi possiamo utilizzare che cosa? Adesso si utilizza moltissimo la tecnologia e ci sono dei software, delle applicazioni che permettono proprio di comunicare con questi, di comunicare con tablet, con PC e quindi comunicare i propri bisogni. È ovvio che ci sono tantissime strategie, ogni strategia va applicata alle diverse disabilità che si possono incontrare. Se si incontra una disabilità non verbale, quindi ha una difficoltà a comunicare verbalmente, bisogna utilizzare che cosa? La comunicazione aumentativa alternativa. Abbiamo detto che cos'è? Rappresenta l'insieme di tanti pittogrammi che messi insieme esprimono proprio, rappresentano quello che può essere una frase, un concetto. Questo lo vedremo successivamente perché vedremo come scaricare, come realizzare questi pittogrammi. Possiamo utilizzare anche che cosa? Un linguaggio abbastanza semplice, quale io mi avvalgo di comunicare ad un bambino se mi deve dire devo andare in bagno, se non riesce verbalmente, attraverso questi simboli. Un altro aspetto fondamentale che noi dobbiamo utilizzare è proprio essere noi a la parte fondamentale, diciamo, che sta proprio a noi, entrare nel mondo di chi ha la difficoltà. Cioè se si hanno difficoltà cognitive, difficoltà motorie, difficoltà anche dovute ad una forma di autismo grave, la chiave del successo, tra virgolette, potrebbe essersi proprio mettersi nei panni di quella persona. Cioè capire come si potrebbe sentire, come si sente quella persona a non comunicare le proprie emozioni, i loro pensieri. E allora possiamo partire anche da che cosa? Da quella che è la semplificazione. Anche perché facendo la semplificazione di un testo, di un concetto, si può poi utilizzare la semplificazione attraverso le strategie, quali i simboli, quali i pittogrammi, quali le PECs, utilizzare, comunicare il testo. È ovvio che per fare la semplificazione bisogna utilizzare delle accortezze. Abbiamo visto la differenza tra la semplificazione e la facilitazione. La semplificazione, abbiamo detto, che rappresenta il riscrivere un testo, un testo iniziale, andarlo a riscrivere. E come lo dobbiamo riscrivere? In una maniera molto più semplice, utilizzando diversi accorgimenti, quali ad esempio utilizzare dei sinonimi che vanno a semplificare quelle parole che sono all'interno del testo. Mentre la facilitazione, abbiamo visto che non è altro che un migliorare quello che è il testo già in partenza, cioè aiutarsi con delle accortezze. Quali possono essere queste accortezze? Le immagini, le note, l'evidenziare un testo. Questo mi aiuta a facilitarle. Ad esempio, per le persone che sono non vedenti, il testo può essere reso accessibile attraverso il Braille. Per le persone sorde può essere utile la LIS, la lingua dei segni. E infatti anche abbiamo detto proprio l'esempio che quando c'è la messa in LIS, c'è da supporto la collega che fa attraverso la lingua dei segni la facilitazione del Vangelo, di tutta la messa. Quella è una facilitazione, non è una semplificazione, perché non viene riscritto il testo, ma viene semplicemente facilitato, cioè viene aiutato la lettura del Vangelo con la lingua dei segni. Abbiamo anche detto che
possiamo utilizzare, ci sono i pro e i contro. I pro e i contro quali sono? La cosa principale è che se io vado a riscrivere un testo nella semplificazione viene comunque modificato, cambiato e quindi va a perdere la sua autenticità. Però allo stesso tempo si dà più importanza e si evidenziano le parti più importanti del testo. È ovvio che le parti che non sono influenti io non le trascuro nella semplificazione. Fa parte durante la semplificazione la prima cosa che bisogna fare è quello di prendere il testo e leggerlo per intero, leggerlo svariate volte, dopodiché selezionare le parti più importanti del testo e da qui poi sequenziarlo, cioè fare si fa una distinzione tra la prima parte, la seconda parte e la terza parte. È ovvio che, come vedremo oggi nella parte della sintassi, noi dobbiamo realizzare delle frasi molto brevi e semplici. Abbiamo visto che la semplificazione viene suddivisa in semantica e lessico, la sintassi, la morfologia e la coerenza. Nella prima parte, la volta scorsa, abbiamo visto la semantica e il lessico. Oggi vedremo la sintassi e poi le volte successive vedremo la morfologia e la coerenza. Abbiamo detto che cos'era la semantica e il lessico. La semantica studia proprio il significato delle parole all'interno del testo. Il lessico invece che cos'è? È l'insieme dei termini del vocabolario, della lingua. E abbiamo dato dei punti proprio da rispettare riguardanti sempre la semantica e lessico, da utilizzare per fare la semplificazione. Allora, in primis bisogna utilizzare delle espressioni dal vocabolario di base molto molto più in generale, nel senso che se io ho una parola come individuare è ovvio che la devo rendere più semplice. Cosa posso fare? Scoprire, la stessa cosa prelevare, prendere, il colore abbiamo visto, granata, vermiglio, porpora, renderlo più semplice possibile, come rosso, utilizzare quindi dei sinonimi che vanno a semplificare quella che può essere l'espressione che è presente. Poi qui avevamo riportato alcuni esempi, un esempio, questo è abbastanza chiaro e fa capire molto. Quando un vulcano si spegne nel cratere si forma un lago. Chi lo legge può incontrare delle difficoltà perché non sa che cos'è il cratere, non sa che cos'è un lago. E allora come possiamo semplificarla? Io l'ho semplificata in questo modo. Quando un vulcano si spegne nel cratere, ho esplicitato che cos'è il cratere, cioè nel buco in cima al vulcano, e allo stesso tempo ho allegato delle immagini, l'immagine del cratere, cioè la lava che esce dal buco in cima al vulcano. Allo stesso tempo io ho detto si forma un lago. Per chi non sa il lago, io ho facilitato questa frase con l'immagine del lago. È ovvio che quando si vanno a scaricare queste immagini che io vado ad allegare nella semplificazione, devo stare attenta a fare a non scaricarle ad alta risoluzione. Cosa significa? Che dare dei margini fissi dell'immagine, perché io devo essere libera di modificarla, perché se io la faccio ancora più grande, distoglie la persona che la va a leggere, la distoglie e quindi non ha attenzione più a seguire la frase, ma segue l'immagine. Spero di essere chiara, se ci sono dubbi, anche per chi non c'era la scorsa volta, ditemelo. Poi abbiamo visto che cosa? Di utilizzare dei sinonimi e quindi in questo caso qua abbiamo riportato pure questa frase. In queste terre ci sono molte miniere, queste miniere si trovano nella montagna e all'interno di queste miniere sono custoditi, cioè ci sono dei metalli preziosi, oro e argento.
metalli preziosi come l'oro e l'argento. Cioè io adesso la posso riscrivere o con le miniere, si trovano nelle montagne e all'interno di queste miniere... Mi sa che c'è Suor Veronica che sta in attesa, scusate. Dovrebbe esserci Suor Veronica in attesa, solo un attimo. Eccola. Suor Veronica, benvenuta. Suor Veronica, ci senti? Sì, vi sento. Ciao Suor Veronica, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Veronica, siamo... Buonasera, Suor Veronica. Ciao Veronica. Buonasera. Buonasera. Ciao. Suor Veronica, siamo qui riuniti praticamente un po' tutte le diocesi della Calabria, ci sta in rappresentanza di tutti, possiamo dire che ci sta Don Franco Liporace, eccolo. Ciao Suor Veronica, ciao poi... Agostino. Ciao Don Franco, ciao. Poi c'è, ci sono anche, qui davanti a me, ecco, ci sta Concetta della diocesi di Cosenza, Don Ferdinando da Catanzaro, da San Marco c'è Mattia, da Crotone c'è Caterina, insomma siamo un po' tutta la Calabria, c'è Don Rolf, Antonella, ciao, Marcella. Ciao, ciao. Siamo riuniti attorno a questo tavolo, diciamo così, virtuale. Buonasera, siamo in collegamento anche su YouTube. C'è stata una richiesta enorme, insomma, da parte un po' di tutti gli uffici catechistici della Calabria, quindi su questo tema così bello, così affascinante, che è la semplificazione. E Anna Maria ci sta un po', come dire, introducendo in un percorso di sensibilizzazione proprio a questo tema. Siamo contenti stasera che ci sei, Suor Veronica, tantissimo, grazie della tua presenza. Niente, grazie a voi, ecco, buon lavoro, semplicemente un saluto, veramente un saluto, grazie a voi dell'invito, perché veramente non è mai scontato, quindi grazie, perché insomma i semi buttati tanti anni fa piano piano portano frutto, e questo è bello, perché significa che stiamo lavorando bene, ecco, se piano piano le realtà camminano, le realtà, ecco, veramente, come dice San Paolo, c'è chi semina, chi miete, chi raccoglie, insomma, credo che sia il senso della generatività, insomma, ecco, puoi imparare formando, ecco, sempre più si formano comunità autonome, comunità che, ecco, dove veramente quello che diciamo sempre, nessuno escluso, diventa poi vero, ecco, quindi grazie veramente ad ognuno di voi del tempo, perché ognuno ha detto di no a qualcosa per essere qui presente oggi, ecco, da oggi e poi è un cammino, quindi non è solo l'evento di oggi, insomma, quindi grazie anche a Anna Maria del tuo prezioso servizio, Anna Maria, giusto? Sì, ecco. Sì. Ciao carissima, ciao, ciao. No, veramente sono proprio contenta, e per me è bello vedere quando delle realtà camminano, ecco, veramente è un bel dono, non è scontato vedere sempre i cammini, quindi per me è molto bello, veramente grazie a tutti voi, ecco, ad ognuno, dai sacerdoti, ai consacrati, ai laici, insomma, presenti, quindi veramente grazie, buon lavoro, buon servizio, attendo i frutti, ecco, insomma, attendo altri frutti, perché credo che la cosa bella sia condividerli, quello che dico sempre, ecco, l'ottica dell'ufficio è stata sempre la condivisione, ecco, più si condivide, più veramente, ecco, diventa una possibilità per tutti, perché ciò che è vero per tutti, è vero al nord, al centro, al sud, ecco. Quindi veramente grazie, ecco, grazie a voi dell'invito, e non voglio neanche togliere tempo, perché insomma un corso serio, insomma, veramente, quindi grazie veramente di avermi permesso di salutarvi, insomma. Grazie a te, Suor Veronica. Ci vediamo nei prossimi appuntamenti in Calabria. Sì, tanto abbiamo tanti appuntamenti nella zona della Calabria, abbiamo iniziato con Catanzaro, avremo poi Oppido il 25, il 26 Diamante, il 27 Reggio Calabria, insomma, e poi dai, se Dio vorrà ci vedremo al convegno il 19-21 aprile, dove avremo la sezione proprio della didattica, insomma, dove proprio faremo a parte tutto l'arco della vita, ma più che mai, perché la didattica poi è trasversale a vari aspetti della nostra vita, insomma. Non so chi di ieri ha visto il webinar sulla scuola, ma
la didattica o la formazione è un po' la chiave di cambio. Quindi va bene, Veronica, grazie di cuore, non vi rubo tempo. Questo sarà anche, come dire, un invito a partecipare anche alla formazione a febbraio, quando su, diciamo, ecco. Infatti approfittavo anche... novembre, se... che non è che mi ricordavo tutti gli impegni. Ma pian pianino ci ricorderemo. Il 24... Sì. Esatto. Sì. Verrai anche da noi a Rossano a gennaio, sì. Il 25 gennaio, insomma, comunque la Calabria ti aspetta a braccia aperte sul Veronica. No, grazie, ma io sono talmente grata perché inizio tutto tanti anni fa, quindi vedere che state camminando è proprio, inizio con Garantino, quindi pensate con Monsignor Garantino, quindi è bello vedere che avete camminato, che si cammina con le proprie gambe, veramente un grande dono, buon lavoro e ecco, veramente insomma attendo altri vostri segnali e comunicazioni, grazie veramente tanto e buona continuazione, una preghiera per le mie intenzioni, ecco questa la chiedo, va con bene? Con tutto il cuore. Ciao Sor Veronica, grazie a voi, arrivederci Sor Veronica, arrivederci. Ecco, veramente ringraziamo il Signore per questo momento. Don Franco, vuoi dire qualcosina, due parole, che dici? Ma no, non facciamo perdere tempo, dai, solo un saluto a tutti, un abbraccio, sono contentissimo di vedere tanti volti. Bene. Grazie, avanti ringraziamo insieme. Il Signore. Avanti insieme. Sempre. Allora riprendiamo con la condivisione, va bene. Si vede, vedete? Sì, si vede. Ok. E adesso riprendiamo questo momento bello di Sor Veronica, perché è sempre emozionante vederla. Allora, abbiamo detto poi che dobbiamo evitare delle forme figurate, perché possono, come ho detto prima, trarre in inganno e evitare laddove possibile, non è sempre possibile questa cosa, le nominalizzazioni. Ad esempio, la conquista della Sicilia fa parte di Garibaldi diventa come Garibaldi conquistò la Sicilia. Quindi semplificata allo stesso tempo è da parte può trarre in inganno e quindi noi io l'ho tradotto come Garibaldi conquistò la Sicilia. Qui prende delle espressioni concrete e mai astratte, perché il pensiero astratto nelle persone con disabilità cognitiva non è reale e quindi hanno necessità di avere durante la semplificazione delle parole concrete, dei fatti concreti che siano il più vicini al loro lessico, cioè al modo in cui loro comunicano. Ho fatto vedere la semplificazione del Vangelo, questo poi io condividerò il materiale, quindi poi ognuno di voi lo potrà visionare. E quindi oggi partiamo con la sintassi. La sintassi sarebbe quella parte della grammatica che non fa altro che studiare come viene strutturata una frase e ovviamente gli elementi che ne fanno parte. Durante la semplificazione uno dei punti fondamentali è quello di comporre e di utilizzare delle frasi massimo di 20-25 parole, cioè durante le frasi utilizzare l'uso di frasi coordinate invece di frasi subordinate. Qual è la differenza tra queste? Io l'ho esplicitata qui abbastanza semplice perché possa essere chiaro a tutti. Le frasi coordinate sono quelle frasi che sono semplici, che possono esistere da sole senza essere collegate l'una all'altra. Ad esempio, io qua ho riportato un esempio. Maria studia italiano e Luca studia matematica. Cioè Maria studia italiano, può stare da sola, quindi è una frase coordinata. Luca studia matematica.
È ovvio che io nel momento in cui le posso collegare e le collego attraverso delle congiunzioni. Quali sono queste congiunzioni? È, ma, o, però, tutte queste frasi me le posso unire attraverso queste congiunzioni. Mentre le frasi subordinate non sono altro che quelle frasi che sono più vengono utilizzate per aggiungere proprio dei dettagli alle informazioni. Non si vede il grafico. Eh? Non si vede nulla. Non si vede il grafico. Non c'è condivisione. Non c'è la condivisione. Quindi, ok, allora un attimino. Don, viene a vedere che non c'è condivisione. Come? Non ce l'ha, quindi riprendiamo. Grazie, l'ho detto. Non riuscite a vederla? No. No. Ok, io la vedo. Okay, la riprendiamo. C'è la condivisione, ma non delle slide. Mi apri la finestra, dentro. Allora, arriviamo ecco subito. Adesso. Ecco qua, mi sa che adesso ci siamo. Ok, adesso? No, no, da noi no. No, no. No, non si vede. Aspettate. Adesso? No, no, niente, da noi no. No, ancora no. Allora, vediamo un attimo. Chiudi, si è verificato un errore. Va bene, allora, intanto va bene, insomma, nel frattempo che stiamo cercando, che cerchiamo di risolvere, che cerco di risolvere il problema. Aspetta che devo entrare. Sì. Allora, si è emozionato il computer per Suor Veronica, eh? Così, gli effetti speciali di Suor Veronica. Così c'è un non solo collaterali. Si vede sull'altra anche chat prima, tua, lo anche come? Prima non si vedeva. Anche prima da me non si vedeva. Non si vede. Anche prima? Sì, okay, sì. Ok, allora adesso aspettate, mi sa che adesso probabilmente abbiamo risolto. Vediamo un poco. Vedi che sto partecipando. Ok. Accetta. Ok. Via dai, gente. Adesso non è scritto come servizio. Ma io la trilateramica non ci fa pensare. Adesso si adesso vede. Sì. Ok, adesso si vede. Donna Agostì, si vede. Adesso va bene. Sì, adesso sì. Sì, sì. Grazie. Sì, sì, si vede. Si è fermato tutto, però. Proprio bloccato. Wow. Non si sente più la signora Anna Maria. Sì, è tutto bloccato.
mi aveva chiuso il donno. Allora, le frasi coordinate, quindi abbiamo detto che sono quelle frasi che possono esistere da sole e quindi che non dipendono da l'una dall'altra. È ovvio che nel momento in cui io le vado ad unire mi posso aiutare con delle congiunzioni che sono ma o però. Ad esempio, io ho riportato qua delle frasi: Maria studia italiano e Luca studia matematica. Queste due frasi possono sussistere da sole, certo, però io le posso anche unire utilizzando le congiunzioni. Maria studia italiano e Luca studia matematica. Ho fatto un altro esempio, ho comprato il pane ma ho dimenticato il latte. Io potevo fermarmi semplicemente, ho comprato il pane e poi potevo dire ho dimenticato il latte. Però ho provato ad unirle attraverso questa congiunzione. Le frasi invece subordinate sono delle frasi invece che dipendono l'una dall'altra e che vanno a dare anche spesso delle informazioni che non sono importanti in quel contesto ed è meglio quindi non utilizzarle. Qui io ho riportato alcuni esempi di queste frasi che subordinate, dove sono quelle dove ci sono delle congiunzioni, dei pronomi relativi che vanno ad aiutare la frase. Ad esempio, poiché pioveva, abbiamo deciso di rimanere a casa. È ovvio che io quando vado a fare una semplificazione evito di utilizzare queste forme. Qui ci sono diversi esempi che poi potete tranquillamente leggere. Nella semplificazione noi dobbiamo utilizzare delle forme al presente, cioè con il soggetto che viene esplicitato, cioè la persona che parla deve essere chiara e non in una forma impersonale oppure come sottointesa, perché la persona con disabilità non comprende che cosa sta a chi si riferisce, ma è necessario essere più chiare possibile. In questa slide io ho riportato alcuni esempi. È stato deciso di annullare l'evento. Questa è una forma impersonale, quindi perché non è chiaro chi è il soggetto che ha deciso di annullare questo evento. Quindi io lo vado ad esplicitare. Il comitato ha deciso di annullare l'evento. Un altro esempio è stato scoperto un nuovo pianeta. Uno può chiedere, ma chi l'ha scoperto sto pianeta? Cioè non è chiaro, c'è una forma che il soggetto non è chiaro. Io potrei capirlo, ma mi devo mettere sempre nei panni di chi ho di fronte, di chi sto aiutando. E quindi io l'ho esplicitata in questo modo. Gli astronomi hanno scoperto un nuovo pianeta. Si può dire che è necessario studiare per ottenere buoni risultati. Con il soggetto chiaro, gli insegnanti ritengono necessario studiare per ottenere buoni risultati. Io spero che sia chiaro finora. Se ci sono dubbi, fermatemi e li rivediamo. Chiarissimo, grazie Anna Maria. Prego. Allora, poi quindi abbiamo detto che dobbiamo utilizzare questi verbi nella forma attiva, nella forma presente. Anche questo è importante perché se io, come questo esempio, mangiare frutta e salutare, non è chiaro. E salutare per me che conosco la parola salutare, quindi io che cosa faccio? La devo semplificare e quindi scrivo mangiare frutta fa bene alla salute. Il libro letto da Maria ha letto il libro, quindi è una forma in cui io uso un verbo al presente, ora. Non posso dire è stato letto perché la forma al passato risulta più difficile da farla comprendere, quindi invece al presente e ora, in questo momento. Studiare per l'esame è importante studiare per l'esame, quindi anche vedete cambiare l'ordine mi semplifica anche la frase. Abbiamo detto quindi che è necessario utilizzare i verbi al presente o al passato prossimo o all'imperfetto, quali sono? Nel senso che nelle frasi che io adesso vado a riportare riporto proprio dei casi, perché utilizzare il passato remoto, che sono fui, ebbi, sono verbi che comunque non sono facili da comprendere e da utilizzare.
E quindi quando noi andiamo a trascrivere le frasi dobbiamo sempre parlare al presente e me o passato prossimo imperfetto, ma io preferisco sempre il presente perché è una cosa più concreta. Allora, prendiamo queste frasi. A passato remoto è Napoleone Bonaparte sconfisse l'Austria nel 1809. Usando il presente, quindi ora, Napoleone Bonaparte sconfigge l'Austria nel 1809. Ovviamente qui se la persona dalla quale faccio vedere questa frase ha difficoltà a comprendere chi è Napoleone Bonaparte, io attraverso l'immagine scarico l'immagine di Napoleone e gliela metto vicino alla frase che ho tradotto. La scorsa estate visitai Parigi per la prima volta, visitai passato remoto, al passato prossimo diventa in questo modo. La scorsa volta ho visitato Parigi per la prima volta. Facciamone un'altra col passato remoto, io ho fatto tutti e tre i casi. Ero felice quando ricevetti quella notizia. Usando l'imperfetto diventa ero felice quando ricevevo quella notizia. Quindi, ricapitolando, la cosa principale è scrivere le frasi con massimo 20-25 parole, utilizzare le forme sempre al presente storico, e cosa fondamentale è nella sequenza seguire un ordine ben preciso proprio nella strutturazione della frase. Utilizzare il soggetto, il verbo e l'oggetto, perché quest'ordine rende la frase più chiara, lineare e semplice. Ad esempio, questi esempi sono proprio per evidenziare chi è il soggetto, il verbo e l'oggetto. Quindi Maria mangia una mela. Maria è il soggetto, mangia il verbo, una mela è l'oggetto. Quindi nel momento in cui noi andiamo a semplificare o un testo o qualunque testo, la forma che dobbiamo utilizzare è sempre questa. Verbi al presente, utilizzare la forma soggetto, verbo e oggetto e utilizzare parole semplici. Se non riusciamo a trovare dei sinonimi, cerchiamo di avvalerci anche di un'illustrazione vicino e che siano chiari alla persona che abbiamo davanti. Qui ho riportato diversi esempi che poi potete leggere tranquillamente. Il sole riscalda la terra, il sole è soggetto, riscalda verbo, la terra è l'oggetto. Il computer elabora i dati, il computer è soggetto, elabora il verbo e i dati e l'oggetto. Allora, quando noi andiamo comunque a fare questa semplificazione, abbiamo detto sempre di utilizzare il soggetto, verbo e l'oggetto. Io adesso vi faccio vedere alcune frasi dove sia in un modo e sia in due modi diversi, in due varianti. Queste due varianti differiscono semplicemente per la forma in cui è nella costruzione della frase, però sono entrambi abbastanza flessibili. Maria mangia la sua cena preferita tutti i giorni. Può diventare tutti i giorni Maria gusta la sua cena preferita. È la stessa frase, solo che cambia la disposizione. Il gatto ed è flessibile anche nel secondo caso, qui tutti i giorni Maria gusta la sua cena preferita, è abbastanza flessibile, è chiara, si può comprendere. Il gatto dorme tranquillamente sul divano accanto a me. Accanto a me il gatto dorme tranquillamente sul divano. Così è tutto per le altre frasi. Gli uccelli, io ne ho fatti tanti perché io sono abituata a scuola, che cerco di rafforzare sempre il concetto in diversi modi. E quindi ripeto sempre, fin quando non mi rendo conto, che il bambino abbia capito. E quindi cerco di avvalermi in tutti i modi, di tutte le strategie. Tutto è lecito in questo campo. Adesso qui ho riportato il Vangelo della domenica, quello che sarà domenica adesso. Adesso ve lo leggo e vi faccio vedere la semplificazione. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini
che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido. «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene». Questa parte è abbastanza complessa da far capire. Ora, mentre che andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini, che erano pronte, entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Allora, io per semplificarlo l'ho dovuto leggere, ma non una volta. Quindi quando facciamo la semplificazione le regole sempre queste. Io ripeto sempre, l'ho letta un sacco di volte. Avevo dei dubbi, ho chiamato Don Agostino. Quindi i nostri sacerdoti sono proprio la nostra ricchezza in questo caso, perché laddove non arriviamo nella lettura, nella comprensione di quel testo, loro hanno un'altra visione. E quindi io mi sono confrontata, ho detto: come devo tradurre questa cosa? E mi ha spiegato il significato del termine, e quindi io poi l'ho adattata alla mia semplificazione. Vi faccio vedere come l'ho semplificata. In quei giorni Gesù dice ai suoi discepoli questa storia. Pensate, o immaginate, se so che quella persona ha capito, sa cosa immaginate, al regno dei cieli, come 10 ragazze che aspettano lo sposo. 5 sono preparate con lampade e olio. Io qua mi è venuto il dubbio, no? Che cos'erano le lampade? E questo cosa ho fatto? Ho messo una nuvoletta e sono andata a scrivere che cos'erano queste lampade. Perché ho chiesto a Don Agostino, le lampade sono un accessorio importante delle spose per illuminare la strada allo sposo che arriva, mi ha detto. E quindi io l'ho riportata come nota, perché qualora una persona che va a leggere non sa che cosa sono queste lampade, da dove nascono, da dove è uscita questa cosa delle lampade, vedendo la nota apre e legge quella che è la nota, quello che sono le lampade. Quando lo sposo arriva, le 5 ragazze preparate con le lampade e olio entrano alle nozze e la porta si è chiusa. Le 5 ragazze vanno a comprare l'olio per le lampade. Vedete il presente? Ora vanno a comprare l'olio. Io sto parlando al presente. Le 5 ragazze tornano troppo tardi, bussano alla porta chiusa. Ma lo sposo risponde: «State attenti e preparatevi, perché non sapete quando arriva il momento giusto». Questa è stata la mia semplificazione. In quest'altro Vangelo, è il Vangelo che avevamo fatto nella prima semplificazione, tenendo conto della sintassi e tenendo conto del lessico che avevamo visto inizialmente. Adesso invece, tenendo conto dei concetti che abbiamo visto oggi, io l'ho di nuovo semplificata al presente e raffigurando anche delle parole che possono essere difficili da comprendere. Matteo, discepolo di Gesù, racconta che molti anni fa uomini bugiardi si riuniscono per ingannare Gesù. Gli uomini bugiardi mandano i discepoli, amici di Gesù, perché potrebbe uno dire: chi sono questi discepoli? Amici di Gesù e gli erodiani, amici del governatore Erode,
a chiedere a Gesù se dovevano pagare le tasse a Cesare. Qui, qualora non fosse chiaro chi è il governatore Erode, chi è Cesare, si potrebbero aggiungere le piccole, con piccole icone, le immagini, oppure evidenziarlo, fare la nota e scrivere a parte chi è. Gesù, sapendo che volevano ingannarlo, diede ai discepoli e agli erodiani di vedere, chiede ai discepoli e agli erodiani di vedere una moneta delle tasse. Qua ho raffigurato la moneta con il volto di Cesare, per far capire quello che viene dopo. Dopo averla vista, Gesù dice: sulla moneta c'è il volto di Cesare. Gesù dice ai discepoli e agli erodiani: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Io penso che per oggi possiamo fermarci qui. Se ci sono delle difficoltà, se non è chiaro, se volete, potete contattarmi in privato. Se questo materiale sarà condiviso stasera, io invierò tutto il PowerPoint a Don Agostino, che lo invierà poi nei vari gruppi. Se è poco chiaro, ditemelo, che ci soffermiamo pure per la prossima volta su alcuni punti. In questo modo, alla fine, penso che nei prossimi incontri cercheremo insieme di fare delle semplificazioni, perché proprio dobbiamo arrivare ad avere un quadro proprio chiaro di quello che stiamo facendo, proprio per essere di aiuto a chi è meno fortunato di noi, chi ha bisogni nel comunicare le loro esigenze. Allora, grazie Anna Maria. Dunque, c'era Caterina, che a un certo punto ha scritto: per una migliore comprensione si potrebbe fare una lampada a olio come la facevano le nonne. Io la continuo ancora a fare, anche le nozze va semplificato alla festa, al banchetto di nozze, forse si capisce meglio. A proposito di questo, più in là, quando ci incontriamo e faremo un po', vedremo come si realizzano dei simboli con la comunicazione, i pittogrammi con la comunicazione aumentativa alternativa, vi farò vedere proprio come abbiamo tradotto, se anzi andate su internet lo trovate, le nozze di Cana. Cioè là abbiamo raffigurato proprio con i pittogrammi la festa, esplicitato proprio con i pittogrammi quelli che sono proprio i termini. Comunque è bella l'idea di raffigurarla proprio con le lampade come facevano le nostre nonne. Dall'idea. Sì. Se ci sono altre domande oppure magari qualcosa... qualche curiosità o qualcosa che magari non è chiaro. Io ho stancato. Penso che una cosa interessante sia questo discorso che oggi è ritornato ed è fondamentale anche per la semplificazione. Fatima, è stato tutto molto chiaro. Ok. E poi Caterina dice: certo, sceneggiare rende molto. Noi quando anche al gruppo, anche all'unità Alsima, anche diciamo al percorso Incontriamo Gesù che Anna Maria sta ponendo in atto con dei ragazzi insomma con disabilità cognitiva particolarmente gravi, ecco, si usano molto queste rappresentazioni, queste rappresentazioni insomma così chiare, dirette. Grazie Giuseppina, grazie, tutto molto chiaro e comprensibile. Mi è piaciuta molto questa iniziativa di condivisione, grazie. È sempre bello preparare anzitempo il Vangelo della domenica, anche per noi serve a fare memoria, esatto. È un modo anche per potersi confrontare proprio con questo. Volevo dire una cosa che è ritornata anche la volta scorsa, dopo do la parola a Serafina e poi ad Anna, e cioè l'importanza del confronto con il sacerdote, laddove ci sono dei concetti, delle cose, anche il contesto storico, no? I Vangeli vengono scritti comunque in un contesto storico-culturale ben preciso.
cercare di capire, quindi confrontarsi con il proprio sacerdote, questa è una cosa importante. E poi la seconda cosa che è emersa oggi in particolar modo è proprio questo discorso dello scrivere frasi semplici al presente, veramente soggetto, noi diremmo soggetto, predicato e complemento, tra virgolette, in maniera dall'analisi logica, hai ragione. va bene, allora, quindi al presente. Allora, Serafina e Anna. Vai, Serafina. Allora, io preferisco dirlo più che scriverlo. Complimenti, mi è piaciuta moltissimo per la chiarezza. Aspetta, che non ti sentiamo, aspetta allora, un attimo. Ecco, no, è un problema mio. Vai. Allora, niente, io ho preferito dirlo piuttosto che scriverlo. Mi è piaciuta tanto, di una chiarezza unica veramente. E quello che ci tengo a sottolineare un pochino io che la comunicazione evita l'isolamento e favorisce l'inclusione, quindi è una forma assolutamente necessaria per non creare la lebbra del sociale, insomma, perché se non si comunica niente, non si attivi, non si interagisce in nessun momento il luogo. Quindi mi è piaciuto molto, ho preferito dirlo verbalmente. Grazie Serafina, grazie. Grazie Anna. Allora, io sono d'accordo su quello che stiamo facendo e comunque che è importante la comunicazione, ma più che la comunicazione scritta, penso che sia più logica e più importante la comunicazione visiva. Quindi rappresentare il Vangelo con delle immagini, soprattutto per i bambini che hanno grosse difficoltà, perché teniamo presente che abbiamo chi riesce a leggere, che ha le difficoltà, ma che comunque riesce a leggere, quindi comprende la piccola frase, perché di piccola frase dobbiamo parlare. Ma chi non riesce a leggerla, quella piccola frase, lo dobbiamo fare solo ed esclusivamente con le immagini. Quindi, secondo me, condividere il passo del Vangelo attraverso la semplificazione, ma soprattutto attraverso l'immagine. Penso che questa sia la strada più adeguata, ecco. Insieme vengano le frasi piccole, le frasi corte, quello che vogliamo, la semplificazione delle parole, quello che vogliamo, ma se non abbiamo di fronte l'immagine, io penso che su alcuni soggetti non li acchiappiamo facilmente, non gli facciamo comprendere il testo. Una mia idea che sto sperimentando e penso che sia una giusta linea guida un po' per tutti, ecco. Sì, ma è giusto così, è vero. Iniziamo così e poi tutti insieme, ognuno di noi mette il suo e quindi riusciremo a fare grandi cose, secondo me. Insieme, tanti progetti, tante formazioni che insieme possono formarci, no? E quindi raggiungere degli obiettivi. Il nostro obiettivo è far star bene questi ragazzi e queste persone, quindi dobbiamo trovare tutti i metodi e modi che possiamo. Certo. Dai Anna, ce la faremo. Grazie. Allora, Giuseppina Magrino. Sì, se è possibile, volevo pure dire una cosa, che tutta questa comunque semplificazione attraverso le parole, attraverso i disegni, io penso che riguardi un po' tutti i ragazzi, perché oggi abbiamo di fronte dei ragazzi un po', anche se sono, diciamo, apprendono, eccetera, hanno tutte le capacità, però sono un po' irrequieti. Non è facile intrattenerli e magari spiegargli un passo del Vangelo, e quindi ho capito che pure a volte spiegandoglielo a disegnini, proprio come i bambini, come quelli che magari giustamente hanno delle problematiche, in quel modo forse li attiriamo di più, cioè arriviamo meglio ai ragazzi che hanno anche le capacità in questo modo, attraverso la semplificazione dei testi, con i disegni, con parole semplici, altrimenti si annoiano, cioè hanno perso subito l'attenzione, perché sono ragazzi che, non lo so, stanno sempre su questi cellulari e non hanno pazienza, quindi bisogna fare il possibile per attirare la loro attenzione almeno quei 20 secondi, 30 secondi, attraverso anche queste cose qui, semplificazione dei testi, dei disegni, questo.
Grazie. Grazie Giuseppina. Se mi posso permettere di dire, questo in qualche maniera è proprio, come dire, il segreto dell'inclusione, no? Quindi fare di tutto perché ci possa essere inclusione a 360 gradi. Quindi questo permetterebbe, noi per esempio anche con la catechesi dei cinque sensi, no? che stiamo portando avanti da noi in diocesi, ci rendiamo conto che questa cosa permette veramente, è coinvolgente, permette di includere tutti, no? Partendo proprio dalla semplificazione del testo, poi si arriva a tecniche come può essere il disegno, quale può essere come dire, la musica, quale può essere una rappresentazione, eccetera, eccetera. E li vedi che sono tutti coinvolti, sia un ragazzo con disabilità cognitiva che anche un ragazzo, diciamo, normotipico, tra virgolette. C'è Don Enzo Malizia che si sta affacciando. Ciao Don Enzo. Ciao. Ciao, ciao. C'è qualcun altro che voleva forse intervenire? Non so, avevo visto qualche mano alzata. Posso dire la mia? Vai, posso, Maria, parlare? Sì. Io vi lascio. Allora, aspettate che c'è Don Franco che... Maria, un secondo. Don vi Franco. Lascio, grazie a tutti. Prego. Grazie per questo momento. Grazie Don Franco. Ciao. Salutiamo Don Franco, il nostro direttore dell'Ufficio Catechistico Regionale. Ciao Don Franco. Grazie a voi. Posso? Vai Maria, sì. Allora, io come avevo già accennato la volta scorsa, il percorso Catechesi di Angelo l'ha fatto completo, cioè ha imparato tutte le pregherine, tutte le cose. Però con una pazienza, dico mia, perché a scuola non l'hanno avuta questa pazienza, perché la religione è poca a scuola, diciamo, è limitata, come tutti sappiamo, un'ora a settimana non vanno un granché di nulla. E quindi mi sono io, come dire, documentata, acquistata dei libri molto semplificati, proprio tipo favoletta, capito? Il passo del Vangelo e ce l'ho ancora questi libricini io che ho comprato per Angelo. Il passo del Vangelo è proprio come una favoletta che tu gliela racconti e anche un bambino di un anno o due o tre lo percepisce quel messaggio, perché è semplice, è molto facile da comprendere e non si annoiano, perché io con Angelo sono riuscita con questa tecnica qua, sinceramente. Grazie Maria. Proprio semplicissimi quei libricini che avevo comprato dalle suore Paoline a Cosenza e mi sono serviti tante, sinceramente, a fargli capire la nascita di Gesù, i passi del Vangelo, cioè tutte le cosette, cioè diciamo quelle che più o meno si celebrano durante le domeniche, le cose più importanti, però Angelo ha capito tutto quello che doveva capire. Sicuramente per un ragazzino che non vede bene o non sente bene, è normale che l'immagine ha il suo valore, su quello sono d'accordo con la signora che ha detto prima dell'immagine, con l'immagine si riesce anche a far capire a chi non ha quella capacità di comprendere un testo anche breve, quello è pure vero, perché ci sono chi riesce a comprendere un testo breve e chi no, questo è pure vero, non... Però io con quei piccoli libricini ad Angelo gli ho fatto capire tutti i passi fondamentali, diciamo. Grazie Maria. Poi è importante, io penso sia importantissimo, no? Come dire, Anna Maria sicuramente saprà dirci meglio di noi, meglio di me, insomma, sicuramente. Come dice Maria, no? Cioè, chi più di una mamma in qualche maniera può arrivare a conoscere la tecnica di approccio per il figlio. Io una cosa che voglio proprio dirvi così, è un'esperienza che adesso stiamo continuando ancora a fare ed è molto bella questa cosa, e vedo che è abbastanza diffusa, poi magari faremo un momento in cui più in là, chi lo sa, se volete faremo una condivisione un po' delle nostre esperienze, no? Una sorta di raccolta delle esperienze che abbiamo avuto, no? nella nostra storia. E quanto è importante parlare prima con i genitori e cercare di capire attraverso i genitori come entrare in comunicazione con il proprio figlio.
È vero, qual è il modo più semplice e diretto per entrare in comunicazione con lui. Quindi, donna Agostina, grazie. Sì, chi è? Anna, vai. Allora, io penso che se non c'è l'empatia giusta con il genitore, non lo potremmo avere con i ragazzi. È vero. È l'unica strada. L'empatia la dobbiamo creare prima con i grandi, quindi con i genitori in questo caso, e poi soprattutto con il bambino. Ma se non c'è l'empatia con l'adulto, avremo un muro. Condivido. Allora, perdonatevi se mi intrometto un'altra volta. L'empatia si crea essendo, non so se siete insegnante oppure meno, quando il docente cerca la mamma o il papà in quel momento. Di questo parla Anna, proprio dell'empatia. Di questo io sto parlando. Dico, se io non me la vado a cercare l'empatia con il genitore che ho di fronte, io posso avere tutti i libri del mondo, non avrò l'empatia giusta con i bambini. Ah sì, no, capito? Su quello guarda, alzo le mani. Quindi, cioè la collaborazione famiglia-scuola è la prima che ci dovrebbe ma essere. Ma non solo scuola, non... scuola-famiglia, scuola, anche catechesi, nella catechesi. Qualsiasi anche nella catechesi. Sì, anche su quello. Anche se incontri per strada un bambino con disabilità, un ragazzo con disabilità, ti scatta subito quella cosa e quindi la crei subito sia con la famiglia, con i genitori che con la persona con disabilità. Sì, quello è vero. Cioè, ti scatta un meccanismo che ti senti ribollire. Io non pensavo, ma a me succede così. Questo si chiama amore e vocazione. Non lo so come si chiama, come lo vuoi chiamare, non lo so. Però so che a me succede questa cosa. Cioè, non lo so, io dove li vedo, li abbraccio, io creo di tutto. Cioè, da domani a scuola da me partirà un progetto proprio gli alunni con disabilità, però insieme ai gruppi classe. Ma ho dato vita proprio perché ci credo perché mi sento bollire il sangue, quindi mi emoziono, quindi lo faccio. Allora, dovrebbero essere tutte così le persone. Ma noi diamo testimonianza, Maria, noi diamo testimonianza di questo, proprio per smuovere i cuori anche degli altri. È solo così che possiamo farlo, solo così. Io ho lottato, da quando Angelo aveva 5 anni, per me è stata una lotta sempre. No, dico noi insegnanti, noi che affrontiamo dall'esterno la disabilità. Siamo dall'altra no? parte. Noi ma siamo se c'è l'insegnante, allora ascoltatemi, se c'è l'insegnante che lotta e il genitore si ottiene tanto nella vita. Bravissima, io nelle scuole superiori ho avuto la fortuna di avere il preside Caravetta con Angelo, non so se lo conoscete qualcuno di voi. Benissimo, mio parente. Io con la Bibbia sono stati le mie testimoni di nozze, quindi. Allora lui ha fatto in modo che Angelo gli ultimi 3 anni del professionale ha avuto in un progetto scuola lavoro. Con la mia richiesta lui mi ha sopportato, mi ha assecondato e l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti. Bello. Quindi quando c'è l'appoggio tra scuola intendo scuola, chiesa, cioè Tutte le agenzie. Si ottiene tutto, si ottiene quando c'è la collaborazione, va? Certo. Allora, io devo prendere la palla al volo perché abbiamo sforato di 15 minuti. Qua staremmo praticamente. Il bello è che stiamo tenendo duro quasi tutti, veramente c'è un'attenzione alta, ringraziamo il Signore. Però vi devo dire una cosa, io sono prete e tra un po' devo andare a dire la messa. Allora, Agostino. Sì. Agostino, buonasera, sono Emma. Ciao Emma, la mia catechista, Emma è la mia catechista, tra l'altro. Emma, ci sei? Volevo chiedere a Anna Maria, che progetto sta partendo con la scuola da loro? È un progetto però curriculare, nella scuola di mattina esploriamo l'arte,
quindi sarà un progetto molto manuale, molto creativo in base alle tematiche. Adesso è la tematica che bello, del Anna Maria. Adesso è la tematica del Natale, quindi lavoreremo su... Ah, ok, è un'idea, se, grazie. Se hai bisogno di qualcosa di manuale, tienimi presente, io non sono una maestra, però... Ma devono fare loro, io ho preso i pacchi di pasta, di zucchero, di zucchero, di sale, domani... Va bene, va bene. Allora, grazie. Io non so come ringraziarvi tutti quanti, voglio ringraziare veramente tutti quelli che avete partecipato, stasera eravamo in tanti. Anche dalla diretta su YouTube abbiamo toccato picchi insomma veramente alti, ma non è tanto questo, è il servizio che si fa diciamo ai nostri ragazzi. Ci tenevo soprattutto a sottolinearla questa cosa. A noi non interessa tanto il discorso delle presenze e dei numeri, ma quanto il fatto che l'obiettivo è proprio arrivare a far sì che persino le nostre parrocchie possano essere pienamente inclusive, accessibili e partecipative. Cioè noi, i ragazzi devono sentirsi appartenenti alla nostra parrocchia. Così come noi, no? Diciamo, io appartengo alla parrocchia, per esempio io sono della parrocchia di Beato Giovanni XXIII, ok? Anche i ragazzi devono potersi sentire appartenenti, parte attiva di questa realtà ecclesiale. Purtroppo la società non è semplice, Maria ce lo diceva prima, ma l'avete detto un po' tutti voi, anche quelli che siete intervenuti, è una lotta, è una lotta costante per poter affermare il riconoscimento di un diritto semplice, naturale, cioè qualcosa che appartiene veramente a ciascuno di noi. E per noi è importante proprio perché il nostro obiettivo non dobbiamo perderlo mai di vista. Ascoltate questo, io penso che sia fondamentale, e cioè annunciare il Vangelo ad ogni creatura, quindi a tutti. Questo è il mandato e la missione che il Signore ci ha consegnato. Allora io questa sera voglio ringraziarvi tutti quelli che siete qui presenti, quelli che avete visto diciamo questa diretta su YouTube, quanti siete intervenuti. Voglio ringraziare in particolar modo tutti i miei confratelli delle altre diocesi che hanno partecipato, veramente c'erano quasi tutte le diocesi che hanno un responsabile di settore. Da Concetta di Cosenza attraverso Caterina, Crotone, Don Ferdinando, Catanzaro, insomma Giuseppe con San Marco Argentano, Mattia, eccetera eccetera, tutti, Don Rocco Suppa, tutti veramente c'eravate tutti presenti, ringraziando il Signore. Allora io vi voglio, come dire, lasciare così, e cioè con la promessa che il materiale che Anna Maria ci ha consegnato chiaramente verrà poi mandato sui canali WhatsApp che sono attivi per questo percorso, e soprattutto, come dire, se avete delle domande anche dopo non esitate a farle, cioè voi scriveteci o comunque chiamate senza nessun problema. Vi voglio ricordare che il nostro prossimo incontro sarà, Dio piacendo, mercoledì 29 novembre, sempre dalle ore 16 alle ore 17. Continueremo con questa modalità. Ci stiamo perfezionando perché per noi è una novità, quindi sicuramente la prossima volta i problemi tecnici che oggi ci sono stati non ci saranno. Per noi era la prima volta questa modalità. Quindi insomma ci scuserete, spero, immagino, insomma, per qualche problema tecnico. Quindi volevo giusto, come dire, consegnarvi appunto questa data, quindi mercoledì 29 novembre dalle 16 alle 17. È un impegno. Avete visto com'è che fa Anna Maria, no? Quindi inizia, ci dà delle indicazioni, diciamo, di carattere storico, di carattere tecnico, molto semplice, e poi arriva a fare un esempio, no? Prende delle frasi, poi arriva al Vangelo. Come semplificereste voi il Vangelo di questa domenica, della domenica che sta per venire? Ok, questo può essere, come dire, un impegno per voi, un input per tutti quanti, va bene? Come la fareste la semplificazione di questo Vangelo? Che cose che avreste cambiato, che cose che avreste aggiunto? Avete sentito prima Anna Maria?
è bello condividere, magari ce lo diciamo la prossima volta, al prossimo incontro, no? Io avrei messo questo, io avrei aggiunto quest'altro, avrei tolto questa cosa, avrei reso questa cosa così, eccetera, eccetera. Un'ultima segnalazione che vi voglio consegnare è questa, cioè se avete visto c'è una progressione, no? Anna Maria ha preso il Vangelo dell'altra volta, se voi andate a vedere i tempi verbali del Vangelo della scorsa volta erano, diciamo, non erano tutti al presente, ma aveva costruito la semplificazione sulla base della lezione, tra virgolette, che aveva fatto la volta scorsa. Ok? Adesso cosa ha fatto? Ha aggiunto le indicazioni di oggi, quindi importantissimo, vi ricordate il tempo presente, preferibilmente frasi semplici, il confronto con il sacerdote, quindi potete tranquillamente vedere il confronto tra il Vangelo così come era stato realizzato l'altra volta e così come è stato realizzato oggi, va bene? È semplificato oggi, chiaramente mettendo a confronto le slide. Allora io vi lascio una buona serata, grazie a tutti e a Dio piacendo ci vedremo mercoledì 29 novembre. Una buona serata a tutti. Buonasera, buona serata a tutti. Saluti a tutti. Ciao. Grazie, arrivederci, buona serata. Ciao.